Grazie Presidente. Ma, allora, questo ordine del giorno è molto chiaro, impegna il Governo ad assumere immediate iniziative al fine di incentivare l'acquisto di nuovi velocipedi, cioè di biciclette, anche attraverso specifici contributi a chi sostituisca un veicolo inquinante con un velocipede, cioè con una bicicletta. Allora, io non capisco perché nel PD ci sono colleghi che entrano nell'intergruppo parlamentare per la mobilità ciclistica, perché ci sono colleghi che presentano proposte di legge per favorire la mobilità ciclistica. Lo stesso Presidente della Commissione Ambiente, Realacci, ha presentato diverse proposte, una incardinata anche nella Commissione Trasporti. E adesso, su un ordine del giorno così semplice, c'è la richiesta, la proposta del Governo di accoglierlo come raccomandazione. Siccome l'ordine del giorno è molto chiaro e la volontà anche della maggioranza o comunque del PD credo che dovrebbe essere la stessa nostra, cioè quella di favorire la mobilità ciclistica, io spero che i deputati liberi di questo Parlamento votino a favore di questo ordine del giorno. Quindi non accetto. La ringrazio. Grazie. Pongo in votazione 205 Iannuzzi Cristian. Il parere del Governo è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, abbassate il tono della voce, per favore. Allora, Di Battista non riesce a votare. Rizzetto. Mi pare che abbiano votato tutti. No, Carella. Bordo Franco. Mi pare che abbiano votato tutti. No, Bordo Franco. Ecco, adesso ha votato. Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 111 favorevoli, 242 contrari. La Camera respinge.